Buongiorno, ciao, una faccia del giorno, una faccia del giorno che comincia, parto in quarta perché non ho tantissimo tempo a disposizione, è molto nuvoloso fuori, potrebbe diventare ancora più nuvoloso, insomma tutta una serie di cose. Il concealer di oggi è questo, il concealer del dottor Auschka, messo veramente generosamente qui tutto intorno perché veramente questo è debolino, debolino, debolino. E poi a trucco ultimato però, anche se ve lo faccio vedere adesso all'inizio, c'è questo, l'Ossi Perk Me Up, naturalmente, che ho applicato, spolverato come sempre con questo pennello, con il pennello di precisione della Sigma che si chiama P82. Vi faccio vedere un pochino Ossi Perk Me Up, facendo bene attenzione ad aprirlo lontano da dovunque potrebbe cadere facendo veramente danni. Richiudo prontamente, questo è sul ditino e comunque uno tenti di dosarlo, ne esce sempre troppissimo. No, però ci sono riuscita a metterlo in una quantità limitata e qui lo vedete. Vedete, ha uno shine, è luminoso, però insomma, riuscendo a dosarlo, è una luminosità che non è troppo concentrata. Poi ci sono come sempre uno stick che ho usato come bronzer e uno stick che ho usato come blush prima ancora di stendere la cipria. Oggi su tutta la faccia. Allora, lo stick che ho usato come blonde, stavo per dire, che ho usato come bronzer è il numero 07 Nude ed è uno stick, un rossetto in realtà, di Alterra. Questo sicuramente è uno dei miei stick usati come bronzer preferiti in assoluto di tutto il 2012. È molto molto naturale, veramente molto molto naturale, ha un colore dolcissimo da sfumare, veramente 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 bello, anche carino come rossetto, però come stick bronzer mi piace di più perché appunto è estremamente naturale il risultato che dà sulla faccia, anche quando non mi trucco per niente, mi voglio mettere soltanto un pochino di colore così per definire meglio i lineamenti che già ci sono. Questo veramente veramente fantastico. Poi lo stick che invece ho usato come base blush, base cremosa per il blush è questo 125, non so se riuscite a leggere, Coral Beige, questo rossetto della Alverde che non esiste più da un sacco di tempo, da un bel po' di tempo, ed è di questo colore, è così. In realtà l'avevo preso, l'avevo tirato fuori perché volevo usarlo oggi come rossetto. Poi come rossetto ho fatto una combinazione di altre cose. Allora, questa è semplicemente una base cremosa che ho usato sui pomellini delle guance cercando di sfumare il meglio possibile come così base cremosa. Poi cipria, cipria su tutta la faccia. Oggi ho voluto provare l'altra cipria della Benecos. E l'altra cipria della Benecos è questa, quella che si chiama Porcelain. Porcelain sul sito di Eccoverde appare veramente come bianca, in realtà non è bianca, in realtà è, cioè, ha un colore che è questo, un colore molto, anche qui appare bianca, ma no, è color carne chiaro, è un colore molto delicato, è una cipria carina, pari a quell'altra che già ho, che è la beige, e questo è il colore della polvere, in realtà poi secondo me è abbastanza trasparente, cioè io tendo ad accorgermene immediatamente se una cipria è troppo chiara. La cosa che caratterizza questa cipria è che non so se riuscite a vedere, ha una leggera riflettenza, molto molto leggera. Comunque sulle pelli soggette a rugosità, come per esempio la mia, questa leggera riflettenza si vede e non è detto che sia una cosa positiva, quindi attenzione, attenzione. L'altra cipria, la beige, ce l'ha di meno, ce l'ha anche, però ce l'ha di meno. E poi il blush in polvere, in cialda, che ho usato sopra la cipria, cipria che ho distribuito naturalmente anche intorno al contorno occhi e su tutta la faccia. Oggi su tutta la faccia con il cabuchino dell'Alverde, intorno al contorno occhi con sempre il solito pennello della Elemental Beauty. E dicevo, il blush in cialda che ho usato su tutta la faccia con questo fantastico pennello della Everyday Minerals, è un blush dell'Alverde, un blush dell'Alverde che si chiama Desert Rose. Io credo che sia nei negozi disponibili anche adesso.
penso, però non ne sono del tutto sicura perché là il verde tra edizioni limitate, edizioni di qua, edizioni di là, ha fatto un gran caos, io non ci capisco più niente. E questo è il suo colore, è un blush, è rosa, è piuttosto orientato sul freddo, ma non completamente, questo è il suo colore, l'ho messo un po' dappertutto, vedremo dopo, l'ho messo anche un po' sulle palpebre, all'attaccatura delle ciglia inferiori, eccetera, eccetera. Quindi il blush dell'Alverde che si chiama Desert Rose, ma sì, Desert Rose è nei negozi perché fa parte della linea permanente, of course, quando leggo il nome me lo risento dire, ovviamente lo so che fa parte della linea permanente. E che volevo dire? No, volevo dire lo smalto che ho sulle unghie è uno smalto di China Glaze che si chiama Dress Me Up, è uno smalto un pochino convenzionale, però comunque è una tonalità di rosa fangoso, tendente quasi al viola chiaro fangoso, che comunque mi piace molto. Su tutta la palpebra mobile ho steso questo, che è un affare che mi sto mettendo spesso in questo periodo, il Crystal Eyes di Essence. Questo faceva parte di una collezione limitata dell'anno scorso. Il suo colore è Ice Crystals on My Window, il numero 03. Forse riuscite a leggere, se oggi questa fotocamera fa la brava. E mi piace molto. L'ho prima applicato direttamente con l'applicatore sulla palpebra mobile e poi l'ho steso bene, 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 bene. Oggi ho fatto una prova. Generalmente io stendo queste cose. Questi ombretti cremosi con il dito semplicemente, ecco, lo vedete qui. Oggi però ho voluto fare una prova, lo stesso con questo pennello della Sigma che si chiama P84, così. Fatto in questo modo, sì, è un'applicazione abbastanza smooth che avviene senza più problemi di tanto, però insomma anche il dito va bene. Il dito forse disperde leggermente di più il prodotto, mentre il pennello, prodotto, pennello, mentre il pennello mantiene più prodotto sulla palpebra, tutto qui. E siccome il Crystallized anche lui è un pochino riflettente, leggermente frosty, ecco, insomma, attenzione di nuovo alle palpebre rugose. E poi, prima che io me ne dimentichi, prima che si sciolga completamente perché è vicino al termosifone, all'interno dell'occhio oggi ho messo questo che è un Kajal Lakshmi, uno degli svariati che ho, il numero 437. Questo sono sicura che non si vede. Ed è un bianco rosa leggermente rosato, frosty. A malapena si vede chiaramente dentro l'occhio, così come a malapena si vede anche sulla mano, specialmente in confronto all'ombretto al verde. E qui è proprio debole debole. E questa cosina qui, non so se riuscite a vederlo. Si vedrebbe meglio se ci fosse il sole sicuramente. Comunque all'interno dell'occhio, zac, si vede. All'interno dell'occhio va benissimo. E sotto l'angolino delle sopracciglia, e poi ho ripassato tutto. Praticamente da qui sotto fin tutto. Qui intorno ho ripassato tutto con questo ombretto rosa bianco dell'Alverde che si chiama Rosy Touch. Rosy Touch faceva parte anche lui di una collezione limitata. È fatto così, vedete, bianco però anche leggerissimamente rosato. Mi piace molto. È un colore che posso portare senza più problemi di tanto sulle palpebre. Generalmente io sto sempre un po' attenta ai colori che sono proprio freddi freddi perché non mi stanno particolarmente bene. Questo è il suo colore, è veramente carino. Mi piace un sacco, lo uso spesso sotto l'angolino delle sopracciglia. E poi gli occhi. Poi, dopo aver messo la base cremosa della Essence, la base un pochino frosty, ho usato oggi la customizzazione, come mi piace dire, giocando chiaramente, della mia palette di Neve Makeup che ho messo insieme io, mischiando vari colori, prendendo vari colori da varie palette. E allora, su tutta la palpebra mobile, sulla base cremosa della Essence, che avevo precedentemente applicato, ho distribuito questo sarebbe Etoile. Non è un bianco leggerissimamente ingiallito, crema.
ed è anche piuttosto shiny, shiny, che significa shiny in italiano? Non mi ricordo più, un pochino brillante, non brillante nel senso che ci sono i brillantini perché non ci sono, però un pochino, ecco, riflettente, benissimo. E dove lo mettiamo qua, è molto 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 carino, molto molto domabile, molto molto facilmente distribuibile, veramente un piacere fare un trucco con i colori, le cialdine della Neve Makeup. E l'ho distribuito su tutta la palpebra mobile sopra la base cremosa con questo semplicissimo pennello della Elf. E poi ho preso questo pennello della Sigma. No, questo è di Zoeva. Valentina, come fai a confonderti? Ma perché hanno tutti il manico nero? Con questo pennello di Zoeva che si chiama Pencil, o come dicono gli hongkongesi, Pencil 230, con il Pencil 230 ho usato poi Smoking. Smoking è un colore che mi piace moltissimo. Moltissimo, moltissimo. E Smoking è questo qui, il primo che vedete. Ho usato Smoking passandolo all'attaccatura delle ciglia superiori, però lasciandolo abbastanza soft senza intensificarlo troppo. E Smoking è soft tanto già di suo, così, in questo modo, e sulla mano come è fatto è un grigio, ma mi sembra che sia anche leggermente rosato, somiglia alla soft mocca dell'Alverde, ma forse sono io che ho la soft mocca dell'Alverde molto 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 in testa. E poi ho ripassato l'attaccatura delle ciglia però solo dal centro verso l'esterno con un altro ombretto che invece è decisamente verde, però un verde grigio, ed è questo si chiama Retro. E adesso mi viene in mente che forse vi dovevo dire da che palette provengono questi colori, ma assolutamente non me lo ricordo. Io credo che Etoile probabilmente venga o dalla Chiarissimi o dalla Elegantissimi. Smoking viene sicuramente dalla Elegantissimi e Retro forse viene dalla Scurissimi, ma chi lo sa, non me lo ricordo. Quindi questo è il Retro, vedete? Di verde a poco in realtà, anche se nella cialda appare come verde, a occhio nudo apparirebbe, specialmente in confronto agli altri colori, come verde, ma in realtà non è un verde, è una specie di, sì, verde grigio. E il suo colore è questo. Dicevo, l'ho passato sempre con il pennello Pencil di Zoeva all'attaccatura delle ciglia superiori, però solo dal centro verso l'esterno, e poi all'attaccatura delle ciglia inferiori, solo da fuori fino a poco prima del centro. Poi con lo spumone di Sephora, con lo spumone di Sephora, questo bel pennellozzo, ho ripreso Smoking e Smoking è sempre lui, questo. Ho ripreso Smoking e l'ho puntellato e rotondellato attorno alla palpebra mobile, tra la palpebra mobile, la piega dell'occhio e un po' fuori verso l'alto, roteando verso dentro. Non so se riesco a spiegarmi, non so in quale modo riesco a spiegarmi. Comunque, questo è quello che ho fatto semplicemente. E poi ho ripreso il blush, ho ripreso il blush sempre con questo pennello. Ho messo anche un pochino di blush un po' più sopra di dove avevo messo Smoking, e poi ho ripreso il pennello a penna, ho ripreso il blush un'altra volta e ho passato un po' di blush anche all'attaccatura delle ciglia, però dal centro verso l'interno dell'occhio, in questo modo, perché mi piaceva molto, e l'ho messo anche all'interno dell'occhio qui. E niente, questo è tutto per quanto riguarda gli occhi. Ora sarebbe... Ah no, c'è una matita anche, naturalmente. Ce ne sono due addirittura. Una matita è questa, che è la matita della Alterra, che faceva parte di una collezione limitata di 2000 anni fa, non mi ricordo mai come si chiama. Ve la faccio vedere spesso, si chiama Deep Petrol, ed è una matita grigio-verde, veramente molto molto simile al Retro di Neve Makeup, con dentro dei brillantini minuscoli, questo è il suo colore. L'ho passata
leggermente quasi al bordo dell'occhio, quasi alla fine dell'occhio, poi l'ho sfumata verso fuori, e semplicemente usando lo sfumino che c'è qui dietro. E poi invece ho congiunto il sotto e il sopra facendo una codina con questa matita marrone della Lavera, che quindi è solo qui così. E questa matita l'ho usata molto chiaramente anche per le labbra, però solo al centro, sia sopra sia sotto, solita storia. E quindi allora passiamo alle labbra. Sulle labbra c'è una base di beige, come sempre, questo sta per finire, ma ce n'è ancora un sacco. Il pomegranate invece è veramente agli sgoccioli, sgoccioli, sgoccioli. Vedete, qui c'è ancora tanto. Invece il pomegranate, che uso la sera prima di andare a dormire e poi per dormire ci dormo, è veramente agli sgoccioli. Lo sto già pescando dentro, lo sto già scupando con una spatolina. Quindi che cosa ho fatto oggi sulle labbra? Base di Bejor Balm, poi delineatura delle labbra con Soft Mocha dell'Alverde. Ma che faccio? La faccio vedere anche oggi, ma certo, ma come no? Eccola, la Soft Mocha dell'Alverde. Poi ridelineatura delle labbra, però solo con questa, la matita marrone della Lavera. L'ho fatta 2 volte, sono partita in automatico. Questa è la matita della Lavera e questa pure, mi è scappato. E ridelineatura, dicevo, però solo al centro, sia sopra sia sotto. E poi c'è un primo rossetto, che naturalmente è il Toffee di Benecos, perché io poi mi attacco alle cose, uso sempre, le uso, ce le faccio entrare, anche se non c'entrano, magari un giorno con un trucco io ce le faccio entrare lo stesso. Quindi una prima stesura di questo rossetto, stesura direttamente dal tubetto, poi però spianata bene con il ditino, tamponata in un fazzolettino, e via alla stesura del secondo rossetto, che è questo, un rossetto dall'Alverde, quelli con il tubetto grigio. Questo fa parte della linea permanente, quindi c'è nei negozi. L'avete visto in un mio video, me l'avete visto anche addosso già il giorno stesso in cui era uscito e in cui io mi ero fiondata al DM per acquistarlo. È il numero 59 e si chiama Dusty Nude. Questo è un nude che a me piace chiamare un nude anni 60. È un colore freddo, ma veramente veramente freddo, che richiama abbastanza il colore del blush, e però darebbe troppo sul violetto con un trucco così. Invece con sotto il Toffee di Benecos assume un aspetto portabile, o perlomeno armonico con il resto del trucco. E poi sopra, per completare il tutto, c'è il blush, cioè lucida labbra colla del Body Shop. Come spesso, a me dispiace che accada spesso, preferirei altri lucida labbra. Il problema è che questo tiene molto bene, ferma tutto, sigilla tutto molto bene. Non è che ho dimenticato di dirvi che mascara ho sulle ciglia, è che volevo tenerlo per ultimo perché volevo parlarvene un po'. È questo è un mascara che è nei negozi in questo momento, mascara dell'Alverde con un astuccetto che ricorda una collezione dell'anno scorso dell'Alverde, e si chiama Volumen Star Mascara. La sua colorazione è una delle due disponibili, e chissà dove è scritta, però, ma è scritta qui piccola piccola, fantastico. Intensive Grey si chiama, è scritta qui in una maniera veramente minuscola. È un grigio effettivamente, ma anche lui è un grigio verde a seconda di come lo si orienta. Forse riuscite a vedere, se ve lo metto vicino, riuscite a vedere anche che dentro ci sono dei minuscoli brillantini dorati. È veramente carino. I brillantini dorati spiccano leggerissimamente, uno non riesce a capire che ci sono veramente i brillantini nelle ciglia, però riesce a vedere un bel delicatissimo luccichio di sera con la luce artificiale. Con la luce naturale, questo è un mascara grigio nero soft, molto molto subtle, molto molto delicato, e mi piace molto naturalmente. Applicazione avvenuta più volte già, perché lo sto usando già da una settimanina buona senza alcun problema, e mi piace veramente tanto. Esiste in 2 colorazioni, una è questa e un'altra è più chiara, dà veramente sul beige, una curiosa colorazione.
rimozione di questo mascara, io l'avevo un po' timore perché pensavo, oddio, i brillantini vanno dappertutto, mi vanno negli occhi. Invece no, la rimozione è fantastica, come del resto tutti i mascara dell'Alverde. I mascara dell'Alverde ce ne sono alcuni che sono veramente, veramente nulli. Però contemporaneamente a questa nullità di alcuni dei mascara dell'Alverde, alcuni insomma, vari, c'è da dire che si rimuovono tutti con estrema facilità e la rimozione facile non lascia, non significa minimamente che il mascara sbavi. Ah, poi tra l'altro oggi ho il mascara anche sulle ciglia di sotto, che è una cosa che non faccio mai, però oggi mi piaceva farlo perché volevo bordare l'interno dell'occhio dentro al quale avevo messo il kajal chiaro della Lakshmi. Io non metto mai un colore così chiaro, io metto il ruggine di solito, il mio colore normale dentro, qui dentro, dentro l'occhio, quindi oggi mi sembrava strano tutto questo bianco dentro l'occhio, ho voluto bordare facendo così un po' le ciglia di sotto anche con il mascara, passando il mascara anche sulle ciglia di sotto. E niente, questo è tutto, io adesso me ne vado nella speranza che riesca a fare anche un outfit of the day e basta, ci vediamo dopo, però qui come al solito c'è un tempo brutto, scuro, veramente. Non mi piace, fa tutto buio, è brutto, è insomma è così. E sono ancora qua, mentre mi trema tutto l'appartamento perché ci sono dei lavori in corso, fuori come al solito. Mi sono venute in mente delle cose, volevo dirle prima di andarmene. Non so se notate il mio comportamento con gli smalti. Adesso le unghie molto corte, ho sulle unghie uno smalto di China Glaze che è questo e che si chiama Dress Me Up e che risale forse alla fine dell'estate. È uno degli smalti che era uscito alla fine dell'estate. Ammazza, trema veramente tutto dentro questa casa in questo momento. È buffa questa cosa. Cioè, è un pochino allarmante. E perché spazio con smalti di varie marche quando ho le unghie corte? Perché gli smalti delle altre marche mi spezzano le unghie, mentre invece gli smalti della Pezzvai no. Quindi quando ho le unghie lunghe, rigorosamente, solo, sempre, smalti della Pezzvai, finché un incidente veramente consistente non mi fa accorciare una qualche unghia, per cui io finalmente decida di tagliare le unghie, allora via con gli smalti di varie altre marche. E in questo caso è successo che un paio di settimane fa io ho messo questo, che è uno smalto vecchio vecchio di Essence, brillante, abbastanza luminoso, carino, non metallico, ma anche trasparente volendo, però insomma abbastanza grazioso. E poi io abbia messo subito dopo questo di Mavala, questo smalto di Mavala, tra l'altro uno smalto abbastanza famoso credo in Italia, 182 Fresh Melon, così. Lo smalto di Essence mi aveva già provato le unghie, lasciato le unghie in una situazione un po' provata, poi questo me l'ha finita di spezzare proprio e quindi alla fine me le sono tagliate del tutto. Benissimo, c'è un signore che scrolla una coperta qui fuori, quindi io vi lascio e me ne vado. Tra l'altro devo correre in banca, ecco, e piove soprattutto. Ciao! E buonasera, ribenvenuti in un altro e ultimo, credo, segmentino di video. Ho acceso questo video, sto facendo questo video perché devo un momento svaporare. Sono appena tornata a casa, sono quasi le 9 di sera e allora niente, che cosa vi voglio dire in questo video? Vi voglio dire che prima di tutto sono particolarmente contenta perché oggi è stata una giornata di acqua torrenziale, veramente oggi è venuta giù una caterva di pioggia e nonostante sia venuta giù tutta quest'acqua e nonostante sia stato veramente non simpatico, come direbbero i tedeschi se parlassero in italiano, non piacevole, nicht angenehm, andare in giro con questo traffico, questa pioggia, con la gente ancora tutta un po' rintronata in testa dalle feste appena passate di Natale, insomma, questioni di questo tipo. Nonostante non sia stato per niente facile andare in giro oggi, io sono riuscita a fare tutto quello che dovevo fare e c'erano delle tasks, c'erano
delle cose che dovevo portare a termine, che nella mia testa temevo potessero richiedere tantissimo tempo e invece si sono svolte veramente smooth, sono andate completamente lisce, non c'è stato nessun intoppo, di questo sono stata felicissima, sono uscita proprio dai posti in cui dovevo portare a termine queste cose dicendo vai, vai, ce l'ho fatta, ero contentissima. E soprattutto io sono passata oggi, è stato un errore chiaramente, però è stata anche una gioia in un certo senso, sono passata oggi da Esprit. Io a Esprit non mi posso avvicinare perché mi piacciono tante cose di Esprit, soprattutto le borse qualche volta, ma le scarpe di Esprit mi piacciono tantissimo. Esprit ha dei prezzi che sono medi, ma incominciano a diventare alti e allora io preferisco sempre non passarci. La qualità dei vestitini, delle scarpe, delle cinture, delle borse di Esprit è una qualità ben discreta, siamo quasi sul buono. Sapete, in Germania è difficile trovare cose di buona qualità. Allora, generalmente tutto quello che si trova nei negozi che sono semplicemente per strada e di cui esistono tante filiali, è generalmente un qualcosa di sufficiente e quasi buono a voler esagerare. Cioè, quando si trova qualcosa che veramente uno pensa, ah, ammazza, le cuciture sono fatte bene. Generalmente, però, comunque la lana magari non è fantastica, insomma, le cose sono quasi buone al massimo. La qualità, veramente qualità, ecco, bisogna fare un viaggetto in Italia perché è coinvolta nell'enterprise, nell'impresa Esprit, c'è Michelle Yeoh. Michelle Yeoh è una ex eroina attrice di Gong Fu, di film di Gong Fu hongkongesi ed è una star enorme. Che poi è coinvolta anche un po' con la Formula 1 ultimamente, insomma, è una di quelle persone hongkongesi che in Europa ha trovato un buon successo, una vita molto dignitosa, molto, molto, molto bella, all'altezza della sua persona, che è una persona rispettabilissima. L'altro motivo per cui Esprit mi fa rimanere sempre a bocca aperta sono le campagne pubblicitarie di Esprit. La campagna pubblicitaria che è finita a settembre di quest'anno era con Gisele Bündchen, che è una donna che mi piace tantissimo, con uno sguardo dolcissimo, con un naso stranissimo, ma che è truccata e abbigliata dalle campagne pubblicitarie Esprit, è diventata veramente stupenda. Io mi fermavo sempre davanti alle pubblicità con lei sopra, della Esprit. Adesso invece nelle pubblicità della Esprit è cambiata la modella e ne è un'altra che anche mi piace tantissimo e soprattutto abbigliata di nuovo da Esprit. Ma guardate, cioè, guardate quanto è bella, quanto è bella, quanto è bella. E allora che cosa ho comprato io da Esprit? Mi incanto, le pubblicità dell'Esprit sono molto molto più belle dei vestiti venduti da Esprit, su questo non ci piove, ma sono eteree, sono fantastiche, sono, cioè, io veramente sono succube totale della pubblicità, delle campagne pubblicitarie dell'Esprit. Per me le modelle abbigliate e truccate nelle campagne pubblicitarie dell'Esprit sono veramente un modello e per dire io una cosa del genere, io non le dico mai cose del genere, non le penso neanche mai, ma nel caso, ripeto, delle campagne pubblicitarie dell'Esprit è così. Cosa ho comprato da Esprit? Una gonnina, una minigonna che è questa, c'è un laccettino qui che fa da pseudocintura e dietro c'è un piccolo spacchetto e come potete ben vedere è dello stesso colore della matita color ruggine della Santé, è costata 29,90 euro, prima costava 59,95 euro e che volevo ancora dire, ed è soprattutto la taglia 32. In Germania una 32 è una XS, da Esprit è pensato molto per le donne del nord Europa, non esistono le taglie piccole, è difficilissimo trovare le taglie piccole. Sono ancora qui perché ho preparato da mangiare, ho il mangiare che mi aspetta di là, prepotentemente mi chiama, però volevo dire veramente ancora due cose, due piccole cose. Posso dire una cosa piccola? Questo è il mio tipico
classico modo di dire. Dico sempre così, comincio sempre così. Posso dire una cosa piccola? E mi sono tolta il rossetto, io lo strappo via con un fazzolettino, con un quadratino di carta igienica, sempre, prima di cominciare a mangiare, perché vorrei mangiare quello che voglio mangiare, non i rossetti. È proprio una mia regola, quindi per me non vale l'altra regola che un rossetto deve resistere al mangiare. Quando sono in giro, sì, quando sono in giro, se non mi siedo, se devo semplicemente bere dell'acqua o glup, inglobare una banana o qualcosa del genere, non me lo tolgo il rossetto, perché lì c'è ben poco da. Non c'è sugo, non c'è olio, non c'è, che ne so, parmigiano, non ci sono queste cose, quindi non c'è bisogno. Però se mi siedo per bene, sto per cominciare a mangiare primo, secondo, un momento vado in bagno, fazzolettino, oppure metà del fazzolettino del DM o quadratino di carta igienica e svup, tolgo via tutto il rossetto perché non voglio mangiare appunto quello che c'è nel piatto, non quello che ho sulle labbra. E detto questo, e poi perché il rossetto, gli oli contenuti nel rossetto, se il rossetto non è naturale è un disastro, non ha ingredienti naturali è un disastro. Gli oli idrogenati ed elaborati che si vendono al supermercato e con cui vengono conditi i cibi, specialmente nei ristoranti, gli oli cheap che si usano a quintalate nei ristoranti, più gli oli anche di qualità così insondabile che ci sono nei rossetti con ingredienti non naturali. Tutto questo uno non è che se lo mette solo in bocca e se lo mangia, ma soprattutto ci va ad insugare tutto il contorno delle labbra, che è fatto di pori che comunque si riempiono, e poi puntini, brufoletti. Cioè io sono stata in passato una persona soggetta a cose di questo genere, ed è anche quello uno dei motivi per cui sono passata al naturale. Però io non volevo parlare per niente di questa cosa, volevo dire tutto un altro, volevo enunciare tutto un altro discorso. Volevo dire, prima stavo parlando delle campagne pubblicitarie dell'Esprit, di cui io sono completamente succube, non succede mai che aprendo un giornale, passando per strada davanti a un cartellone pubblicitario e anche su YouTube come pubblicità di introduzione a un video, non succede mai. Se tocca alla pubblicità dell'Esprit, io non la salto mai. Il video me lo vedo, il video pubblicitario su YouTube me lo vedo tutto. Non clicco per dopo i 5 secondi canonici, mi fermo per strada così come una deficiente ad ammirare e strappo la pagina del giornale su cui c'è la pubblicità della Esprit. Prima, ripeto, la campagna pubblicitaria che è finita credo alla fine dell'estate, con la fine dell'estate, vedeva come protagonista Gisele Bündchen, che normalmente ha trucchi, vestiti che assolutamente non mi piacciono, ma che è trasformata dalla Esprit, dalla truccatrice della Esprit, perché nel frattempo mi è venuta in mente anche la truccatrice, si chiama Diane Kendall. Diane Kendall, cioè, trasforma le persone veramente in dee. Ve lo dico, vi dico il suo nome, ve lo ridico un'altra volta, Diane Kendall, perché magari potete googlarla o potete youtubarla. Io lo faccio sempre, quando vedo un servizio fotografico che mi piace, mi metto come un cane da tartufo, veramente alla caccia spietata di chi è il truccatore, chi è la truccatrice, perché quando un servizio fotografico mi piace voglio sapere queste cose. Non sembra, ma io sono una gigantesca appassionata di trucco e lo sono stata soprattutto molto 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 di più in passato. Ripeto, non sembra, perché a un certo punto della mia vita io ho varie passioni che non mi fanno fare bella figura. Una è l'astrologia, un'altra il trucco, quindi generalmente le tengo low profile, le tengo basse, le faccio volare basse, non le lascio trasparire troppo perché a volte non sta bene palesare queste passioni, però in realtà ce l'ho, in realtà mi piacciono anche, in realtà non c'è niente, cioè voglio dire, esistono, mi piacciono e punto e basta. Quindi Diane Kendall, e prima la modella della Esprit era Gisele Bündchen.
E adesso c'è Christy Turlington come testimonial della nuova campagna dell'Esprit, ve la faccio vedere ancora, anche per tenermi un video con dentro Christy Turlington truccata da Diane Kendall. È stupenda, è bellissima, è veramente bella, ma bella da impazzire, da rimanerci secchi, è troppo, troppo, troppo bella. Le pubblicità su YouTube che io vedo prima che cominci il video, e qui c'è una pubblicità proprio battente, 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 su 10 video che uno vede, 9 hanno come introduzione la pubblicità dell'Esprit. È una pubblicità pazzescamente bella. Non c'è pochissimo dentro, c'è un fondo scuro e poi c'è Christy Turlington che si muove al rallentatore vestita a volte di violetto, a volte di bianco, di beige, tutti i colori un po' che infondono calma, color lavanda, color crema e così, e c'è una musica molto, molto così, molto d'atmosfera, molto ipnotizzante. È veramente, io non parlo mai così di una pubblicità, quindi se ne parlo significa che ho i miei buoni motivi, almeno per quanto mi riguarda e per quanto credo. Ecco, l'altra foto, su questa foto finalmente me la vado a mangiare perché non ce la faccio più, ho fatto splatte con il giornale sul tavolo, sono volati 22 smalti, vabbè. E allora, ciao, buon appetito, se state per mangiare, che ne so. Ciao, ciao. Finito veramente, stavolta per davvero. Ciao. Tra l'altro ho di là già il primo frammento di questo video a caricare, ci metterò 12 miliardi di ore a caricarli tutti. Vabbè.